entrando in una panetteria, rimaniamo sempre estasiati dall'odore del pane appena uscito dal forno e l'occhio si perde sul bancone ad ammirare i vari tipi di pane, differenti per forma, gusto, ingredienti e farine. Ogni pane ha le sue caratteristiche che lo rendono perfetto per un utilizzo piuttosto che per un altro. Le fonti ci raccontano che era così già ai tempi dei Romani, quando, grazie alle conquiste e le conoscenze acquisite, la cultura del pane si espande con l'affinamento di tecniche e tecnologie che di secolo in secolo hanno migliorato e diversificato questo tipo di prodotto. Delle principali fonti che ci introduce all'argomento è Plinio il Vecchio, che nel suo Naturali Historia, nel 77 d.C., descrive cereali, la produzione del pane e come venivano indotte le fermentazioni per la lievitazione, utili a migliorare il prodotto finale. I Romani, nel III secolo a.C., erano conosciuti nel mondo come mangiatori di puls, una polentina ottenuta facendo cuocere la farina di farro in acqua o latte. Ma nel II secolo a.C. il pane era diventato una parte fondamentale dell'alimentazione del popolo. Mentre all'inizio la produzione era unicamente casalinga ed affidata alle donne, con il tempo si creò un vero e proprio business intorno al pane. L'essenzialità di questo elemento e la richiesta sempre maggiore portò alla creazione di veri e propri forni, dove i pistores e le pistrine producevano pane per la vendita, divenendo una categoria fondamentale all'interno della società romana. Vista la loro importanza, nell'arco della storia di Roma hanno ottenuto molti privilegi, come le immunità statali. Addirittura esistevano incentivi per le persone che decidevano di aprire un forno. Si arrivò ben presto alla creazione di una corporazione di panettieri, il Collegium Pistorum, attraverso la quale i produttori ottennero proficui contratti di forniture statali. La prima differenza fra i pani era la farina, termine che deriva da farina, cioè il prodotto ottenuto dalla macinazione del farro, il cereale maggiormente diffuso a Roma, usato in varie modalità, tra cui appunto sotto forma di farina. Per ottenerla, il processo prevedeva che i chicchi venissero sgranati, poi abbrustoliti per facilitarne l'eliminazione dell'involucro esterno. Una volta liberato, il chicco veniva macinato e infine setacciato. Ogni livello di setacciatura determinava il livello di raffinatura della farina e il suo relativo valore. Meno era raffinata, meno era pregiata, quindi i pani ottenuti da una farina poco setacciata erano destinati ai poveri o ai cani, mentre quelle più raffinate ai ricchi. Il cereale aveva anche una valenza sacrale, presente nella mitologia e ingrediente della mola salsa, il pane cultuale preparato dalle vestali. Il farro venne sostituito dal grano, che si diffuse in tutto l'impero per facilità di coltivazione, per la maggiore resa e per il più facile utilizzo nella panificazione. Un'altra cosa che differenziava i pani dei Romani era il tipo di cottura. I panis furnaceus venivano cotti in forno, i panis artopticus venivano cotti sotto una campana di terracotta, i subcinerinus o fucacius venivano cotti sotto la cenere, mentre i glibanicus su di un vaso arroventato. Ora, prendendo spunto da ciò che ci descrive Plinio il Vecchio, vediamo alcuni dei tipi di pane più comuni che si trovavano nelle botteghe romane. Il panis siligeneus era ottenuto dal siligo, cioè una farina raffinata che serviva a produrre questo pane consumato principalmente nelle mense dei ricchi. I panes cibarius, secondarius, plebeius erano pani ottenuti da diversi livelli di raffinatura della farina. Il panis rusticus era invece il pane completamente integrale, mentre il panis ostearus veniva usato per accompagnare le ostriche. Il panis picenus era impastato con succo d'uva passita e cotto in un coccio che veniva rotto davanti ai commensali, mentre il panis nauticus era una galletta usata da chi doveva navigare, vista la sua lunga conservazione. Il panis adipatus era una focaccia arricchita da pezzi di lardo o pancetta. Il panis militaris si presentava duro e pesante, ma dalla lunga conservazione, quindi era ideale per le truppe che partivano. Il panis particus o aquaticus era morbido e spugnoso, ideale per assorbire più liquido. Il panis artolaganus era un impasto ricco, venivano aggiunti latte, vino, miele, olio, pepe e canditi. Tra i poveri nelle campagne era invece diffusa la pinza, una focaccia sottile e allungata. Si impastava con farine povere come orzo, avena e miglio, erbe aromatiche e sale. La cottura si effettuava su una pietra arroventata. Infine troviamo il panis furfureus, fatto con la crusca, che veniva preparato appositamente per i cani. Le fonti sull'argomento sono poche e, come sostiene anche Plinio il Vecchio a Roma, i pani erano tantissimi. Quelli da lui elencati e qui riportati sono solo una minima parte. Probabilmente, proprio come accade oggi, le ricette variano da zona a zona o di famiglia in famiglia, creando una varietà che non era tramandabile se non a voce. Dove non arrivano le fonti scritte a far chiarezza, ci è venuto in aiuto l'archeologia.
Uno dei reperti più importanti e famosi è un'intera pagnotta carbonizzata rinvenuta recentemente negli scavi di Pompei. Da ritrovamenti del genere si evince che le pagnotte erano di forma tonda e già segnate a spicchi per facilitarne la spezzatura tra i commensali. Un graffito ritrovato sempre a Pompei recita inoltre Viator Pompei Spanem Gustas Noceri e Bibes, cioè viaggiatore mangia il pane di Pompei ma bevi il vino di Nocera, a testimonianza di quanto il pane pompeiano fosse buono. Sicuramente non si potranno mai riprodurre gli alimenti esattamente come erano a quei tempi, ma avere almeno un'idea di ciò che veniva servito sulle tavole permette di ricostruire importanti elementi della vita quotidiana degli antichi e in qualche modo rende popolazioni a noi così lontane un po' più vicine.